Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok, conduce Daddy DJ. Amici, amici di Radio Ok, e ben ritrovati in questo bellissimo sabato. E chiaramente abbiamo che qui il tempo non è proprio un bel tempo, la giornata è molto piovosa, da questa mattina che piove. Noi ci siamo sempre collegati, ci stiamo divertendo un pochettino intervistando un ospite che non tutti conoscono, perché comunque abbiamo proprio lei è Miriam Liuni, è una scrittrice della provincia di, anzi proprio, è proprio una brindisina doc, come noi siamo un po' di leccesi, lei è una brindisina doc. Buonasera, la chiamo professoressa Miriam, buonasera. Buonasera Davide, grazie per l'invito. Parlaci un pochettino della tua carriera da scrittrice, no? Come nasce questa voglia di essere scrittrice? Quali sono stati i percorsi che più ti hanno segnato la vita della tua professione, quella di essere la scrittrice, no? Lei scrive dei libri, tra cui uno che lo presenterà a lei dopo. Però parlaci un pochettino della tua, come dire, vita professionale, diciamo. Va bene. Allora, io, diciamo, ho cominciato prestissimo perché sono figlia di una scrittrice, quindi mia madre era già lei una scrittrice, poetessa, pubblicava, e quindi ho avuto un'influenza non indifferente e già in famiglia, perché mi comprava tanti libri, e ho cominciato con i classici, con i famosissimi, Piccole donne crescono, I ragazzi della Via Pal, La piccola principessa. Quindi ho cominciato prestissimo sia con i classici che con le favole. E quindi c'è stata tanta letteratura nella mia vita, finché poi non è arrivato magari quel libro che mi ha colpito così tanto, che è stata la chiave che ha aperto quella serratura, diciamo, che mi ha portato a desiderare di diventare una scrittrice. E come percorso ho cominciato... Io ho scritto tanto, sempre, da quando ero piccola, però non pubblicavo mai, tenevo per me. E avevo un cassetto veramente bello pieno. E, diciamo, ho cominciato con dei concorsi di poesia, mi sono voluta mettere un po' in gioco. E ho cominciato quindi così, e ho vinto vari concorsi di poesia, e finché appunto non ho incontrato sul cammino un concorso con le favole, di favole, e ho pubblicato la mia prima favola, e vincendo appunto questo concorso, e intitolato La principessa antipatica, e da lì poi ho voluto raccogliere le mie innumerevoli fiabe, favole, racconti brevi, e li ho messi insieme in un'unica raccolta, pubblicando appunto il libro La principessa antipatica e altre storie, che sono racconti che trattano anche il tema del bullismo. Un tema bello. Questo lo affrontiamo dopo, il tema del bullismo, perché vabbè. Ricordo a tutti che oggi è 13 febbraio 2021, e come ogni anno si festeggia la giornata mondiale della radio. Io ci tengo a precisare, ho fatto anche un piccolo post con una fotografia, proprio per dire effettivamente che la radio è il mezzo più efficace che si possa conoscere, è stata la madre e la regia della comunicazione, di qualsiasi comunicazione si parli, quando si ha a che fare con la radio bisogna, come dire, un attimino
anche inginocchiarsi, perché si ha a che fare veramente con la vera e propria comunicazione. Anche chi sta dietro il banco console, sprigiona anche con la voce, col tono della voce, con la musica che uno mette in rotazione, fa capire il bello della giornata, fa rianimare le giornate quando sono brutte, tipo questa di oggi. La musica è quella che allieva le ferite. Miriam Liuni, a chi scrive in particolare Miriam Liuni? Ha un target preciso, oppure è ampio i suoi racconti, i suoi libri che lei durante il percorso professionale e lavorativo ha realizzato? Allora, Davide, io appunto nel 2018 ho pubblicato questa raccolta di racconti per bambini, quindi il mio pubblico al momento è prima, seconda infanzia, però spesso sono anche gli adulti a scrivermi, toccati anche da alcuni dei miei racconti, quindi ho a che fare anche con gli adulti, perché poi ci sono i genitori dietro a questi bambini. E appunto poi, siccome parliamo di un tema particolare, qual è il bullismo, quindi io mi relaziono anche con gli adulti. E per questo, fin quando è stato possibile, io venivo invitata nelle scuole a portare appunto i miei racconti. E ho cominciato negli asili e poi successivamente sono arrivata anche nelle scuole secondarie, quindi alle medie. Diciamo che un vero scrittore è colui che parla ai bambini, perché far capire un libro a un bambino, con i giorni che ci sono, che siamo tempestati di tecnologia, far leggere a un bambino un libro, e non dico che c'è da sudare sette camicie, ma quasi. Però Miriam con la sua penna magica ha realizzato La principessa antipatica, dove i bambini lo stanno leggendo, lo stanno apprezzando, perché ho avuto modo anche di vedere alcune recensioni su Miriam, e tutti quanti ne parlano bene, perché è una scrittrice che si fa capire dai bambini, no? Ma anche e soprattutto i genitori. Ma parliamo un pochettino del libro. Il libro, sì. La principessa antipatica, cosa tratta in particolare? Hai modo di magari leggerci qualche piccolo verso? Hai modo di farci capire effettivamente qualcosa sulla principessa antipatica? Vogliono capire anche il modo come si legge un libro, perché guardate attentamente, perché non è da tutti. Quando si scrive un libro e si legge un libro, non è che io compro il libro, sì, lo compro, lo leggo e poi no. Bisogna anche entrare nel libro, entrare nella cosiddetta parte, no? E vediamo un pochettino, Miriam, cosa ci fa sentire. Quante pagine sono, Miriam? Non mi fare spaventare. No, 140. Ah, sono poche, dai, roba di poco. Sì, piccolina. Sono 18 racconti e sono tutti brevi, Davide. Sono tutti racconti prima di leggerci il racconto, Miriam, la domanda mia era: cosa tratta il libro? Cioè, che racconti? Non dico che dobbiamo svelare il mistero, però, perché quello è il bello dell'editoria, no? Però i racconti di cosa parla? Allora, ci sono tante principesse, ma non è un libro per solo femminucce, perché ci sono anche maschietti, ci sono bambini. Allora, tratta veramente tanti temi, come l'amicizia, la famiglia, la lealtà. È veramente uno scrigno, un cofanetto pieno di tante perle. Quindi tratta molto anche sul coraggio, e sulle passioni, su ciò che ci piace fare, e su come è bello essere se stessi ed esprimere se stessi. Quindi ogni racconto è una piccola perla. E intanto voglio leggerti la quarta di copertina, che io sono cresciuta con
Gianni Rodari, quindi io amo tantissimo Gianni Rodari e le sue filastrocche, quindi comunque anche se sono racconti c'è sempre un po' quella vena poetica che trasmetto anche nei racconti e spesso ho voluto usare anche quest'altra parte di me, non solo quella narrativa, ma anche ho usato qualche poesia in rima. Che però sono un po' filastrocche, quindi molto, molto leggere per i bambini. E la casa editrice ha estrapolato proprio da una delle fiabe, questo che sto per leggervi. Ed è: L'amico ti difende dal bullo che ti offende. Lui non ti lascia solo e la tua mano prende. Lo dice alla sua mamma, lo dice alla maestra, lo grida a gran voce e la violenza arresta. Questo per quanto riguarda la parte del bullismo, che è la cosa importante, appunto, parlarne. Poi, ecco, come ti dicevo, i racconti sono tanti, diversi, divertenti. C'è uno, ad esempio, devi sapere, che io quando vado nelle scuole, amo sì, raccontare, non porto mai il libro perché mi piace proprio relazionarmi con i bambini e preferisco invece essere creativa. E per una di queste storie ho costruito questo, perché a volte i bambini hanno più bisogno di vedere, di toccare, che star solo lì a sentire in maniera passiva. Per questo a me piace veramente avere proprio una relazione più vicina con loro. Questa storia è tratta dalla scatola dei pennarelli e ho creato un libro pop-up. Questi sono. È interessante veramente quello che hai realizzato. Sì, perché il bambino deve vedere, il bambino deve capire effettivamente. Più è curioso, più un bambino gli viene la voglia di leggere il libro. Ah, bellissimo! Wow, veramente bello. Ma tu sei un artista, dai. Diciamo che un po' la nostra Miriam, oltre che essere una scrittrice, è anche un po' artista, dai. Un po', io non mi dimentico mai, l'ho sempre detto e lo continuerò a ripetere. C'è una grande frase dell'arcivescovo di Otranto Negro che in uno dei tanti convegni, sa cosa mi ha detto? Ognuno di noi ha un talento, bisogna scoprirlo. Quindi nessuno nasce imparato, chiaramente. Però se uno si specializza, il proprio talento lo metti in Sono pratica d'accordo. e lo si vede. E il libro è bellissimo. Adesso leggimi un piccolo verso, Miriam. Di questa storia che ti ho mostrato il lavoretto, lo chiamo così, ti leggo appunto la filastrocca che parla anche di inclusione, che è una cosa importante, insomma, c'è la politica dell'inclusione in questo periodo, no? Stiamo vedendo. Ed è: Il mondo è la tua scatola e tu sei un pennarello. Dipingilo d'amore per renderlo più bello. Coloralo di gioia, coloralo di pace. Usa il tuo colore, quello che ti piace. E quando sopra il mondo vedrai l'arcobaleno, saprai che il tuo colore l'ha reso più sereno. Molto molto bello, molto molto bello, molto lineare, ma avete visto come ha letto la nostra Miriam? È entrata proprio nella parte del libro. Adesso ritorniamo un attimino nel discorso Miriam scrittrice. In questa società, giustamente, sappiamo, il mondo sta cambiando, diciamo, il libro è visto online, no? Ognuno non va più a comprarsi il libro, o lo ordina online o lo legge online. Diciamo che bisogna difendere la categoria. Io difenderò sempre la categoria dei Del scrittori cartaceo. del cartaceo, brava. Ma come vedi tu questo cambiamento a livello proprio mentale? Perché è proprio la mente che è cambiata. Miriam, tu come la vedi da scrittrice? Noi scrittori, noi autori facciamo tanta fatica, perché se da un punto di vista più pratico, adesso ci sono tanti ebook. Va bene comunque che la gente legga, quello sì, però ci siamo noi i fedelissimi al cartaceo che ci piace sfogliare, ci piace l'odore proprio della carta, che resteremo penso sempre fedeli al cartaceo, però il mondo si evolve.
lo sappiamo. Quindi noi stessi ci dobbiamo anche adeguare. Io non ero neanche tipo tanto social, e invece quando ho iniziato a pubblicare a destra e a manca, gli editori stessi mi dicevano: devi farti vedere di più, devi mostrare quello che fai, come scrivi, devi crearti un pubblico. E quindi c'è anche questa roba qui della tecnologia che. Per una che non è cresciuta, non è nata adesso, è un mondo nuovo, no? E anche qui ci sarebbe tanto da dire. Però ecco, noi, sì, noi fedeli al libro sappiamo che c'è il rischio che il libro si estingua prima o poi, però la cosa importante e fondamentale è che la gente legga, che i bambini leggano, quello sì, quello tanto. Miriam, un'altra situazione, ti devo fare un'altra domanda perché questa domanda Certo. ci tengo particolarmente. Ma la tua vita è cambiata da quando hai iniziato a scrivere? Sì, è In cambiata bene molto. o in male? Scusami il gioco di parole. Allora, no, no, sicuramente in bene, perché ero, diciamo, caratterialmente ero anche un po' chiusa e facevo un po' fatica a parlare in pubblico, ma. Oddio, dire poco è un eufemismo. Facevo molta fatica a parlare in pubblico. C'è gente che prende lezioni per imparare a parlare in pubblico perché c'è una pressione molto forte quando sono tanti occhi su di te. E invece è La cosiddetta proprio. paura da palcoscenico si Esatto, chiama. panico da palcoscenico, si chiama panico da palcoscenico, sì. E ne ero affetta. E invece i miei libri, i miei racconti, i miei disegni, perché appunto dovevo mostrarli, mi hanno stravolto proprio la vita. E infatti chi mi conosceva anche anni addietro diceva: ma come hai fatto a cambiare così? E invece appunto avendo un messaggio forte, importante da dare, questo desiderio di poter aiutare i bambini in qualche modo ha abbattuto questa barriera che per me era bella, un muro molto alto. E almeno da questo punto di vista mi ha aiutato tantissimo nella vita. Cioè proprio a livello anche caratteriale, questo sì. E Siccome poi è non bello sono. anche incontrare i bambini per strada che hanno letto il tuo libro, ti vogliono abbracciare, questa cosa. Allora, siccome non sei, diciamo, non è la principessa antipatica il suo primo libro, ne ha veramente realizzati tanti altri. Il primo Un libro, altro. un altro libro, il primo tuo libro, no? Quando l'hai presentato, no? Cosa avevi, cioè, eri emozionata, eri. Cosa provavi? Perché se tu sei cresciuta con Rodari, qualcosa in te ha spinto, no? Nella realizzazione di tutto ciò. Cioè ti è venuta un pochettino la fonte di ispirazione, no? Perché non è che tu sei diventata così scrittrice, dal bello e buono, Miriam si alza dal letto e dice no, io voglio diventare scrittrice. No, No, no. sicuramente hai tracciato un percorso. Tanta gavetta, Davide, Hai tanta gavetta. tracciato un percorso. Allora, dici un attimino perché. Attualmente ci sono alcune persone, alcuni anche bambini, che iniziano a scrivere, iniziano a raccontare delle storie, no? E io vedo mio figlio con quelle costruzioni, lui passa ore e ore con le Lego e della testa sua immagina storie, inventa Sì, nomi di sì. personaggi. Allora io Sì. dico, detto da una scrittrice, no? Cioè, facci capire il percorso, Miriam. Guarda, io penso sia molto soggettivo perché, come ti dicevo, a un certo punto della vita scatta un interruttore e tu decidi cosa vuoi essere. Io per tanto tempo non avevo idea che sarei potuta diventare una scrittrice. Anzi, avevo difficoltà a trovare un posto nel mondo, perché comunque sono, diciamo, anche, amo la musica. Infatti, oltre a portare i lavoretti a scuola, io scrivo anche canzoni e ne ho scritte anche un paio sulle mie favole, perché a volte mi trovo con bambini o con classi vivaci e la musica calma, la musica depura l'aria, la musica è fondamentale, segue proprio di pari passo alla scrittura. Quindi è anche un altro mezzo di comunicazione. E poi
immette anche nel racconto che poi andrò a raccontare. Quindi io sono, diciamo, cresciuta in una famiglia anche di artisti, ci sono musicisti nella mia famiglia, pittori, e quindi il mio percorso è andato non so come, cioè perché ho sempre scritto, io mi ritrovo un quaderno dove ho scritto un racconto e ho scritto che avevo 8 anni. Quindi, diciamo, la prima pubblicazione reale, vera e propria, è avvenuta nel 2006 col mio primo romanzo, che è andato malissimo, perché, guarda, io ho provato tante strade, ho cominciato anche con il self-publishing, quindi mi sono autopubblicata, ma non è andata bene perché non avevo, diciamo, le spalle coperte dall'editore, se così si può dire, e non esistevano ancora i social, quindi non sapevo a quale pubblico rivolgermi, come fare, non sapevo tante, tante cose, per questo ti parlavo, c'è stata una gavetta bella tosta. E anche le persone intorno a me. Non credere, io non sono circondata da lettori, scrittori e gente che neanche gli importa. Quindi ho avuto una grande difficoltà anche perché io non sapevo comunicare, perché ero chiusa. Quindi è stato veramente difficile ed è stato un grosso fallimento per me, la mia prima pubblicazione, che mi ha anche portato a scoraggiarmi tanto. E invece quello che io consiglio è non mollate. E poi lo stesso romanzo l'ho ripubblicato nel 2012. È andata meglio, non benissimo, perché anche lì ho fatto un altro errore, tipo che ho pubblicato con una casa editrice a pagamento. Quindi io negli sbagli ho imparato tanto, però non mi sono mai fermata ed è quello che io suggerisco ai bambini. Voi scrivete sempre, scrivete e conservate, perché è anche il fatto che tu mi hai parlato di non so, tuo figlio o tua figlia che gioca con i Lego, è importantissimo perché loro hanno bisogno di stuzzicare la fantasia, di creare l'immaginario nella loro mente, anche di un mondo a parte, un mondo diverso da quello che vivono, perché i bambini sono così. Se tu li interrompi, loro ti guardano con uno sguardo perso perché tu li hai riportati alla realtà, mentre loro stavano altrove, no? E io questo ricordo di me. Ho sempre scritto, avevo il mio mondo e ho fatto tanti sbagli nel percorso, però sono arrivata ad oggi che ho visto il mio libro poi anche in libreria. E questa è una grandissima Consiglio una cosa, soddisfazione. Miriam, consiglio una cosa, che Gabriele mio, lui è stato, lui è andato a un nido dove, comunque c'era la maestra, diciamo, la proprietaria, che era pazza per le Lego, cioè mio figlio è andato in quelle cose con le Lego. Da lì lui, sai come noi bambini, papà, voglio TikTok, no, papà, Gabriele sei piccolo, Gabriele non lo puoi fare perché devi avere 13 anni. Lui ha detto, va, ma io voglio diventare come sei tu. Voglio iniziare a fare dei video come li fai tu. Va bene, Gabriele mio. E da così è nata la voglia di fare il video delle Lego. C'è Cioè, sempre qualche influenza, c'è sempre sì, vabbè, un'influenza. Esatto. ma lui, proprio di questo parlavo. Lui è nato in questa situazione. Non Esatto. mi perdonate se faccio questa cosa, ma non è perché voglio strumentalizzare la figura di mio figlio, ma la verità. Lui non vuole nient'altro, lì fuori di Lego. Qualcosa vuoi che ti porta, papà? Lego. Cioè, io ho la casa piena di costruzioni e me ne vanto perché veramente sono veramente dei giochi costruttivi. E lui realizza al massimo tutto ciò che nella fantasia sua c'è, nella testa sua c'è. Quello che la fantasia gli dice, lo realizza. Questo per farti capire Giusto che perché sono comunque. così i bambini, devono essere così, devono crescere così i bambini, devono Perché lui immaginare, dice. devono inventare. Lui ha realizzato i video. Se tu vai sul mondo di Gabriele su internet, poi ti giro il link. Lui c'ha i video realizzati. In un primo momento mettevamo la musica. Poi ho chiesto delle informazioni perché io, sinceramente, la figura dei bambini sui social evito di Bisogna parlare. stare attenta, sì. Poi parliamo di questo fatto, Miriam, perché tu tratti anche il bullismo e il Esatto, cyberbullismo. è il cyberbullismo. Il cyberbullismo, sì, è vero. In Io ho questo caso. sempre detto. Evitiamo di mettere le immagini dei bambini, a meno che non sono proprio necessarie all'interno Sì, sì. di Facebook. No, però la cosa che mi fa piacere è proprio questo. Cioè, lui vuole realizzare i video su YouTube. YouTube c'è il canale suo, gli abbiamo realizzato il suo canale e lui la pubblica i video delle Lego. Anzi, quando non le pubblico, le persone mi dicono: ma Gabriele, tutto a posto? Che Perché fine ha ormai è fatto? diventata una routine, no? Eh Va sì, bene, un ma non so piccolo se io star. comprerei.
E l'era di YouTube, l'era di YouTube, quindi si sfrutta lui è questo pazzo. metodo di Lui è pazzo. comunicazione. Lui, io lo dico, mio figlio è folle perché lui vede dei cartoni e diventa, come dire, si diventa, diciamo, social YouTuber, no? Cioè, loro vengono influenzati da YouTuber. YouTube e automaticamente, papà, io sono un YouTuber. Cioè, lui, Eh sì, secondo sai che lui, tiene un bel numero di seguaci. io lo dico, Mina, mi dico anche questa cosa, lui c'ha più visualizzazioni di me. Proprio perché è il bambino che porta a incuriosire le persone. Perché un bambino di 7 anni a fare costruzioni di 500 pezzi non è uno scherzo. Certo, c'è un'abilità Poi di base. adesso abbiamo parlato un pochettino della tua storia. Adesso parliamo un pochettino dell'era attuale, dell'era dei social. Come ben sai, Miriam, sta cambiando tutto. È cambiato, nuovamente si va a fare in quarta generazione si realizza cosa? Si realizza questo maledettissimo social che è il TikTok. Lo dico perché proprio oggi ho avuto alcune informazioni. Non me ne vogliono male chi è TikTok dipendente. Però dico anche un'altra cosa: sì, è vero, si è veri ricchiottisti, sì, è vero che uno usa TikTok, però nuovamente, oggi un'altra vittima da TikTok per sto challenge. Allora, per quella Sì. cosa di impiccaggio, una nuova vittima. Io chiedo a te, Mina, perché siamo in conclusione dell'intervista. È stata un'intervista corta ma bella. Abbiamo detto tutto in poche parole. Mi fa molto piacere. Quello che io chiedo è giustamente, come innanzitutto ringraziamo il maestro Cingolani, perché il maestro Cingolani è diventato ministro, diciamo, della transizione ecologica, quindi con la tecnologia ci mastica. Io lo devo dire pubblicamente, sono fiero di avere un ministro alla transizione ecologica leccese, perché se lo merita. L'Istituto di Nanotecnologia di Lecce va per nominata. E un altro, questo è una piccola parentesi. Una cosa che io voglio dire, Emilia, come bisogna cambiare questo maledettissimo social. Cioè, far capire ai ragazzi che non devono usare e non devono imitare ciò che fanno le altre persone. Soprattutto, e poi ti lascio parlare, Miriam, oggi è uscita l'ennesima moda di TikTok. Dalle 23 a mezzanotte, all'interno di TikTok, passerà una pubblicità dove faranno promozione dell'età che uno si deve iscrivere. Se il TikTok vede che tu hai meno di 13 anni, non ti fai iscrivere. Sì. Ma non è che tu non ti iscrivi perché hai meno di 13 anni. Oppure no, mi sono offeso di ti dire, l'ho fatto con quello della mamma. Ti hai dato il documento alla mamma. Quindi lì, diciamo, è una cosa a catena del genitore anche. Adesso ci do a te il microfono perché tu sai spiegare molto bene i concetti perché hai scritto e tratti sia il bullismo che il cyberbullismo. Miriam, a te la parola. Grazie Davide. Guarda, Davide, è difficile in certi casi entrare nella testa delle persone perché appunto quando si trattava solo di bullismo non esistevano i social e neanche forse sì, niente social. E tu sapevi con chi avevi a che fare. Tu li vedevi i compagni di classe che ti bullizzavano. Conoscevi il gruppetto, lo potevi indicare, lo potevi denunciare, venivano sospesi. Quindi conoscevi il tuo nemico. Adesso, con i social, con questo cyberbullismo, ci sono tutti questi leoni da tastiera che si nascondono dietro falsi profili, no? Guarda, la questione delle challenge è complicata perché purtroppo i ragazzi si vogliono mettere, c'è molto esibizionismo, quindi si vogliono mettere in mostra e far vedere che loro sono stati bravi, perché c'è tanta insicurezza in questi adolescenti e non sono solo adolescenti, abbiamo visto bambini di 10 anni e c'è questa cattiveria da parte di chi fa certe challenge, quindi è spaventosa, è una cosa veramente, è spaventosa.
ed è difficile dare il consiglio giusto. Io, per quanto riguarda i leoni da tastiera, quelli che ti rubano il profilo, quelli che usano le tue foto per discriminarti, cioè sono tutte cose illegali, ci sono articoli di legge anche, no? Che tratta questo. C'è la legge 157, se non erro, che proprio tratta, cioè è da denunciare alla polizia postale, ma alla polizia, qualsiasi tipo di polizia. Quindi diciamo che ai ragazzi si può dire questo: se subite determinate cose, potete. Però come si può lavorare sulla psiche dei ragazzi quando gli si dice volta per volta che sono brutti, che ucciditi, queste parole forti, no? Io quello che si consiglia anche nelle scuole tante volte è di chiudere i loro siti, se si vuole aprire con un altro nickname, ma chiudere o bloccare comunque questi commenti, perché poi ne bastano uno o due, gli altri si sentono comune e ti massacrano. Cioè non permettere proprio che l'altro prevarichi sulla tua vita, questo. Purtroppo la storia delle challenge è che lì sta molto ai genitori di controllare i bambini, non far passare un'ora, 2 ore che non lo vedono, non lo sentono, non ci parlano. Guarda, ti dirò, ed era mia madre quando non esistevano queste cose, e quando sapeva, vedeva che io stavo chiusa nella camera a scrivere, sempre scrivevo o leggevo, entrava con le scuse più assurde, mi portava la spremuta, mi portava il succo di frutta, una cosa, voleva scambiare comunque delle parole con me, perché ero anche Diciamo in poche parole, molto Miriam, chiusa. di seguire i propri ragazzi, cioè Ma lì, quello è fondamentale, dare dei è tempi. fondamentale, sì. E avere oggi come oggi bisogna avere tanti di occhi aperti perché sanno simulare tantissimo un'allegria che non c'è. Quindi magari stanno soffrendo dentro per qualcosa ed è difficile capirlo. E quindi il dialogo, tanto, tanto, tanto dialogo, quello. Guarda, io mi sono trovata in una scuola, era una prima media. E raccontavo la storia di una tartaruga che veniva bullizzata dal coniglio. È uno dei racconti del libro. Si chiama Rughi, tartaruga coraggiosa. A un certo punto, un bambino, che era quello che io avevo visto un po' più vivace, non stava mai seduto al suo posto, entrava, usciva dalla classe. Però a un certo punto è stato l'unico, perché io amo interagire con i ragazzi, è stato l'unico che mi ha detto: "Sai quante tartarughe ci sono mascherate da coniglio?" Lì devi capire subito che cosa ti stanno dicendo. Ha mascherato un disagio. Per farmi capire, ci sono delle tartarughe, cioè un soggetto debole che a volte deve mettere la maschera del duro, e quindi agli occhi degli altri magari sembra un bullo, quando invece è la vittima. Quindi c'è un discorso, un mondo dietro ai ragazzi, un mondo, perché magari alcuni rispondono alla violenza con la violenza e uno magari vede soltanto l'atto finale, non sa che magari è un soggetto bullizzato. Quindi ci vuole tanto dialogo, tanto veramente attenzione e ascoltarli tanto e lasciarli il meno possibile soli, soprattutto quello. Ma questo è da parte appunto degli adulti, è qualcosa che devono fare gli adulti, perché i ragazzi si perdono in questo mondo, perché quando ti metti su un social, specie di TikTok, tu non ti rendi conto, stai guardando, ma passa il tempo, stai lì ore, non ti sei reso conto che il tempo è volato e stai vedendo tante cose, stai ricevendo tanti messaggi nel cervello. Quindi vuoi essere come quella persona lì, vuoi essere abile, vuoi essere una ballerina brava come quell'altro, vuoi imitare, vuoi emulare. E lì sta poi il pericolo. Il pericolo sta lì. Quindi non è soltanto una questione di essere bullizzati. Adesso c'è questo pericolo enorme, pericolo delle challenge. Sì, il pericolo principale sono proprio le challenge, quello che io, diciamo, io TikTok lo vedo, devo esserti sincero, non uso molto il TikTok, però ogni tanto mi piace andare, capire, vedere, ma ce l'ho, sono iscritto ma qualsiasi cosa, ma più per gli scherzi, quelli ironici che si fanno, non però le sfide, lasciando lì, sono molto Sono pericolose, io le eviterei proprio, cioè pericolosi. io penalizzerei chi fa queste cose, chi invoglia l'istigazione al suicidio, l'istigazione all'odio,
l'istigazione alla violenza. E questo in un paese come l'Italia nel 2021, dove di tecnologia ne abbiamo visti tanti in questo tempo di Covid, giustamente Miriam, si sa, quando non si ha tanto da fare, ci mettiamo in questo, certo, in questo tunnel, no? Il tunnel, certo, lo percorri. A volte ci sono anche tunnel che sono lunghi, è difficile anche uscirsene fuori perché devi percorrere tanta strada. E quando percorri questa strada poi non sai più dove andare, perché a un certo punto ti perdi, dici, ma dove sto? Entri in panico, entri in difficoltà e non sai come uscire. E poi tu vedi le beghe, vedi questi ragazzi che si suicidano, vedi questi ragazzi che la fanno da padrone. Cioè, io queste cose, io veramente le danno, perché io sono proprio dell'uso professionale dei social. I social bisogna usarli per maniere estremamente professionali, lavorative. Infatti si fanno Esatto. anche le figure social media manager, anche per chi produce e realizza i libri, e Sì. soprattutto scrive come diffonderlo, no? Sì. E il libro La principessa antipatica in provincia di Lecce, dove lo possiamo trovare? Tutte le librerie, si può richiedere in tutte le librerie. Se io vado a Calimera, lo trovano? Lo trovo, dici? Quindi che Sì, faccio la no, spesa. lo puoi ordinare ovunque. Sì, lo puoi Allora, ordinare mo facciamo ovunque. una cosa: domani mattina, lunedì mattina, vado alla biblioteca mia a Calimera e gli dico: voglio il libro di Miriam Liuni, La principessa antipatica, e ti faccio il video e lo Va mettiamo bene. sulla pagina Facebook. No, lo faccio, lo faccio, Volentieri. lo faccio, lo faccio, iniziamo a pubblicizzarlo. E da parte mia c'è l'estrema, come dire, amicizia che è nata da una semplice telefonata al nostro patron. Lo chiamo io Massimo Galantucci, Magilla Spettacoli, Massimo, ciao Massimo. che mi ha onorato di avere il suo numero per dialogare con questa bellissima, direi, e non me ne voglia. Se qualcuno è geloso, si deve mantenere geloso, perché Miriam è bellissima e anche il suo modo di parlare. E meno male che ha detto: Davide, ma io non ho mai fatto interviste. Io ho No, paura. così no, no, sono 3 anni che faccio interviste. No, no, Detto, non no, mi ma hai io non sono capito. abituato, sai, parlare, no, no, ho detto, vabbè, Miriam, falla, dai, ho detto Massimo che fai l'intervista, va bene, se l'ha detto Massimo, la faccio. No, comunque è stata una bella intervista, Miriam, è stata una bellissima intervista, ricca di Grazie per contenuti. le tue domande, hai fatto comunque le domande importanti. Io ci tengo tanto appunto ad alcune domande, in particolare per quanto riguarda soprattutto il cyberbullismo. È nata una lotta, io ho mandato proprio È l'invito, una guarda, lotta nella continua. nostra diretta, ho mandato proprio l'invito tramite, quando tu stavi, io stavo qui col cellulare, ho mandato l'invito alla maestra di mio figlio, che è l'informatore, diciamo, qua vengono chiamati educatori digitali, che fanno proprio nelle scuole. Quindi proprio stamattina abbiamo tenuto genitori un incontro con una psicologa, ed è stato molto Esatto. molto bello. Io ho mandato, ci tenevo proprio a mandare questo invito in modo da seguire, perché tutto bisogna mettere in questo calderone. In questo calderone Certo. bisogna mettere tutto, dalla No, medicina. i ragazzi devono sapere, i bambini devono sapere che c'è chi sta dalla loro parte. Devono sapere che non sono da soli, assolutamente, che possono contare sugli adulti. Perché c'è tanta paura, anche tanta vergogna a parlarne, perché comunque quando si tratta anche di cyberbullismo, che ti rubano dati, ti rubano foto, c'è una violenza, è una violazione, sì, appunto, è un reato, però è quello che provano, e io ho ascoltato tante testimonianze, no? Per poterne anche parlare così, e ho visto tanta vergogna, e poi abbiamo visto i suicidi a causa di video fatti passare così, no? E questa Però violazione della purtroppo, Miriam, privacy. qui devo dirti una cosa: sì, è vero, c'è il codice della privacy che non tutti lo rispettano, e soprattutto io darei delle pene severe a chi pubblica senza Esatto. autorizzazione video che non sono assolutamente né cielo né terra, e soprattutto a chi diffonde, perché è vero, io lo sto pubblicando, però se tu sei zitto non lo diffondi, Certo. perché Perché lì sì. anche su Instagram, no? Tu pubblichi qualcosa su Instagram o nelle storie, lì non ti dà la possibilità di scaricarlo, devi fare lo screenshot, e quello è un furto. Stai facendo la foto, un'altra foto, cioè non ti dà, come tipo su Facebook, no? Sì. Scarica immagine oppure copia.
Incolla. No, lì stai andando appositamente a prendere qualcosa che non è tuo, che è privato, anche se quella persona l'ha reso pubblico, ma non ti sta dando il permesso di prenderlo. Il sito Sì, stesso non ti dà il permesso, no, quindi è il sito no, illegale. il sito no. È Però illegale. il fatto di essere autorizzati, adesso proprio lo dicevo prima, TikTok ti dice hai più di 13 anni. Se hai più di 13 anni, se tu sei furbo, E lo so. ci sono Possono ragazzi di a 13 anni che lo girare fanno. comunque, possono girare lo stesso. Però tutti quanti e poi ti lascio. Dipende dai genitori lì, dipende dai genitori, se loro vedono. L'ho detto già un'altra volta in un'altra intervista. È inutile che mi vengono a dire che è colpa della scuola. Io sono transi sono non transigo sulla scuola, perché la scuola non ha tutte le colpe. La scuola è vero In che che senso la colpa è della scuola? ti spiego perché dicono a scuola questi col cellulare, com'è che vanno col cellulare a scuola? Sì, vanno col cellulare per un semplice fatto, perché tu la mattina quando ti alzi la prima cosa che fai è vedere il cellulare, poi fai colazione. Non è che molli il cellulare, ce l'ha ancora il cellulare in mano. Il figlio deve è lo specchio dei due genitori. Quindi cosa fa? Anche tuo figlio c'è il cellulare. Tu ti giri un attimo per fare qualcos'altro che sia sia a favore oppure che sia proprio da prendere il giubbotto. Il figlio è più furbo di te, se l'ha già messo nello zaino. Quindi diciamo, questo è. Educhiamo prima i genitori, è questo che voglio dire. Educhiamo Perché prima ormai i si è creata una genitori. dipendenza, Davide, si è creata una dipendenza. È Io proprio quello. ieri, Perché... proprio giovedì dicevo Miriam, quando uno non ha il cellulare si sente perso. E mo come faccio? Sono tornato a casa per il cellulare. Cioè, non si vive più senza cellulare. Io dico, se, Matteo, come ti ho detto giovedì, ma 80, ma 30 anni fa, come si faceva? Mamma, voglio questo. Si andava alla cabina con 200 lire e si chiamava la mamma, o andavo a casa di nuovo. Io prima di avere il mio cellulare, il primo mio cellulare, andavo 100, 100 volte da casa. E che ti sei dimenticato questo? Che ti sei dimenticato quest'altro? Adesso si diventa dipendenti. È vero, l'ho sempre detto e lo continuo a ripetere. Miriam, prima eravamo più scanzonati, la vita era più scanzonata, Certo. la vita era Certo. più così. Adesso purtroppo il Covid lo sta facendo da padrone, quindi siamo costretti a stare a casa. Dove cosa fai? Al computer o al cellulare. Esatto, purtroppo Tu sì, in devi questo non leggere sta aiutando. un libro. Io sono iniziato a leggere un po' di libri, anche perché bisogna iniziare veramente a fare qualcosa di diverso, perché poi ti ammali. Come no? Io saluto Miriam, le do un grosso bocca al lupo. Io mi auguro di avere il suo libro autografato, spedito a casa, possibilmente, autografato da Miriam Liuni. Perché lo voglio far leggere a mio figlio. Niente, io vi do appuntamento martedì. Martedì Miriam 90, 90 su 100, lo annuncerò un giorno prima, 2 giorni prima. Avremo in diretta un avvocato è Pamela Calabrese di Taranto. È una dottoressa, lei fa parte di un comitato, ma è un avvocato serio. Molto molto alla sua gavetta professionale, non tanto indifferente, dove ci Certo. parleremo proprio dell'avvocato, della figura dell'avvocato, come si diventa avvocati e cosa fa adesso l'avvocato in questo momento. Perché anche l'avvocato è una parte centrata di tutta questa pandemia, eh? Perché specie quelli civili, specie quelli civili. Sì, è venuta fuori troppa violenza domestica, stanno uscendo fuori Brava, troppe cose, so. troppe E cose, comunque troppe. mi interesserà molto questa intervista perché io da poco ho finito il mio ultimo romanzo e una dei protagonisti è Guarda che un'avvocatessa. se vuoi ti posso rimandare il link, la vedi, intervieni. Essere interessante l'intervento tuo, poi magari ti viene anche l'ispirazione per fare qualcos'altro. Vi saluto a tutti quanti, vi do Grazie appuntamento. ancora per l'invito, Davide, grazie ancora per questo spazio che mi hai dedicato. Ci saranno tanti altri, non ti preoccupare. Quando Miriam Certo, chiama, anzi, dobbiamo comprare la principessa antipatica. Qui dobbiamo dare il libro di Miriam Liuni, la principessa antipatica. Va bene, ci sì, sentiamo, ci vediamo martedì. Ciao a tutti. va bene. Ciao a tutti, buona serata.
Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ.